Siamo sul lungomare di Catania, qui possiamo vedere un po' della nostra città. Questa è la zona della Piazza Europa, quello in fondo è il porticciolo di San Giovanni di Cuti, antico borgo marinaro, e poi se io abbasso l'inquadratura vi faccio vedere il colore di queste belle piante e poi vi faccio vedere ciò che c'è a terra. Adesso io mi chiedo, siamo qui a un passo dalla strada, dal marciapiede, e guardate lo stato di questo posto. Qui c'è la strada che porta ad un porticciolo privato e qui a destra sono delle costruzioni delle ferrovie dello Stato. Questo è ciò che è dato vedere, e guardate su quello scoglio, incredibile, veramente incredibile. Continuiamo, possiamo vedere cosa c'è al di qua della strada, qui della, veramente una porcheria, non ha eguali. Qui ci sono degli scogli che sono stati adoperati per buttare materiale, come vediamo ci sono dei mattoni spaccati, e quindi una discarica di materiale su uno scoglio che è a picco sul mare, come possiamo vedere da queste immagini. Questa è la situazione che abbiamo in questa bella città. Naturalmente la colpa è di chi sporca, ma la colpa forse è anche di chi non pulisce, e quindi questo è lo stato di questa strada. Guardate, è un peccato, tutta transennata così per evitare problemi, ma forse il rimedio è peggiore del male. È veramente una bruttura a vedere. Qui è tutto transennato, chiaramente scavalco qui una piccola e mi avvicino. Naturalmente la spazzatura la fa da padrona. Purtroppo la lava è bella, il paesaggio è unico al mondo, ma guardate i rifiuti. Questo è il mare. Guardate subito dopo le transenne cosa c'è a terra. Guardate i resti di tutto ciò che vende il chiosco qui, dei gelati confezionati, delle bottiglie, delle lattine. Guardate un po', questo è Catania, il lungomare di Catania. Parliamo di una zona qui centrale. Ci sono qui i contenitori dei rifiuti, lo possiamo vedere qui, fa bella mostra di sé il contenitore, e alle sue spalle, immediatamente dietro, possiamo vedere dove vengono buttati i rifiuti, e giù a un passo c'è il mare. Quindi cosa vogliamo salvaguardare, cosa vogliamo preservare, cosa vogliamo fare? Guardate qua, questo è quello che offre, guardate che meraviglia, tra l'altro qua di scogliere. Laggiù in fondo a Citrezza si vede l'isola, la Chea, e qui lo scempio. E poi, ironia della sorte, hanno messo, come si fa appunto nei posti civili, nei posti che cercano di sensibilizzare la gente, vedete, hanno messo qui un pesciolino in ferro non dipinto, per cui soggetto a ruggine continua, che è stato in parte riempito di plastica, ma evidentemente la gente preferisce buttare le cose al di là della transenna piuttosto che negli appositi cestini oppure qua nei portarifiuti. È una questione di cultura possibilmente, ma anche di sorveglianza, perché certi comportamenti andrebbero sanzionati, andrebbero vigilati, puniti.
e forse dando degli esempi si riuscirebbe a così a cambiare un po' le cose. Qui infatti altri rifiuti, vedete qui, naturalmente tutta la zona qui è peccato, perché poi in sé questo è uno scenario che non tanti luoghi possono vantare. Ci sono i fichi d'India, il verde, poi la lava, poi il mare.